Avrebbe incassato per 10 anni la pensione della donna che aveva assistito come badante e deceduta nel maggio del 2012. E la presunta truffa da oltre 150.000 euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Ragusa, messa in atto dalla badante della pensionata che è stata denunciata per appropriazione indebita. La procura ha disposto il sequestro dei conti correnti e degli immobili riconducibili all'indagata. La donna, che aveva una delega a operare sul conto corrente dell'anziana, approfittando della mancata trascrizione del certificato di morte della pensionata da parte dell'INPS per un guasto del sistema informatico, avrebbe eseguito periodici prelievi sul conto deposito intestato alla defunta. Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, con l'accusa nei confronti della compagna di violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Lo ha comunicato la questura di Milano. Gli agenti sono intervenuti nell'abitazione dell'uomo su richiesta della sorella della vittima, che si sarebbe recata a casa sua e alla quale lui avrebbe impedito di parlare con la congiunta, dicendo che stava dormendo. La donna, infatti, che non riusciva a contattare la sorella, ha intuito che potesse esserci qualcosa di anomalo e si è recata presso la casa del 37enne. L'anarchico Alfredo Cospito, attualmente al 41 bis, è stato trasferito dal carcere di Opera a quello di Sassari. Cospito si trovava nel penitenziario lombardo per motivi di salute, alla luce dello sciopero della fame durato alcuni mesi per protestare contro il regime di carcere duro. La Digos di Napoli, su disposizione della Procura partenopea, sta effettuando una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici romani di Alessandro Profumo, nella veste di amministratore delegato di Leonardo, dell'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, di Giuseppe Giordo, ex direttore del settore navi di Fincantieri, e di Gherardo Gardo, nella veste di contabile di D'Alema. Il decreto di perquisizione nei confronti dei 4 indagati è stato emesso nell'ambito delle indagini dell'ufficio inquirente partenopeo sulla compravendita di navi e aerei alla Colombia. Lo scontro sull'utero in affitto incendia anche il Roma Pride. La sfilata dell'orgoglio LGBTQI+, in programma il 10 giugno per le vie della capitale, è segnata dalla decisione della Regione Lazio di revocare il patrocinio all'evento. L'amministrazione regionale, capitanata da Francesco Rocca, ribadendo in ogni caso il proprio impegno sui diritti civili, non può e non potrà mai essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali, con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in affitto. La decisione sembrerebbe essere stata presa proprio contro la strumentalizzazione ideologica sulla gestazione per altri. La decisione di revocare il patrocinio per il Roma Pride in programma sabato prossimo si è resa necessaria e inevitabile a seguito delle affermazioni, dei toni e dei propositi contenuti nel manifesto dell'evento, consultabile pubblicamente sul loro sito. Tali affermazioni violano le condizioni esplicitamente richieste per la concessione del patrocinio precedentemente accordato in buona fede da parte della Regione Lazio. Sarà un'istruttoria dei funzionari del Senato a valutare la possibilità di far entrare cani e gatti a Palazzo Madama, seguendo i parlamentari e i dipendenti nei loro uffici, ma non in aula. La prima proposta è arrivata dalla senatrice Michela Biancofiore, capogruppo dei Moderati, per modificare il regolamento del Senato e quindi consentire per la prima volta l'accesso degli animali. L'idea è stata accolta con disponibilità dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha rimandato la questione ai questori, non essendo di sua competenza. Su Twitter, la leghista Laura Ravetto scrive: «Trovo davvero curioso che siamo qua a discutere di far entrare cani e gatti in Parlamento e io come madre non posso farci entrare mia figlia di 5 anni se per caso la babysitter è malata o non può».